È mia figlia. Studia e non so strimpellare una canzone. Cosa avete da lamentarvi, capitano? Rallegratevi che c'è una leggera bretta. Cosa abbiamo da lamentarci, eh? Sono 108 giorni che siamo partiti da Canton. Cosa abbiamo da lamentarci? Tutto il denaro che possedevamo l'abbiamo messo su questa carcassa nel suo carico e dice che non c'è da lamentarci. Ho inteso quello che ha detto Daniele. Vuoi star zitta? Buono. Che c'è? Ha detto buono. Se ha detto buono avrà le sue ragioni. Può darsi. Ma io non sto zitta. Una leggera brezza. Una brezza leggera quando ci vorrebbe una tempesta per spigrire questo scavafango. Che sfoggio di erudizione, specie per una donna. Se non sapessi prendere l'altezza del sole in metà del tempo che impieghi tu, mi mangerei il sestante. Oh. Come andiamo, Daniele? 4 gradi, 49 minuti e 30 secondi. Bene. Scrivilo. Non scrivo. Su, uno, falla testarda. Se non lo scrivi, non ti do quella bella seta che ho comperato a Pechino. Oh. Tu sai perché affidiamo a te la scrittura del libro di bordo? Perché nessuno di noi ha frequentato la scuola primaria per signorine di buona famiglia a Waterville. Cos'ho da lamentarmi, eh? Sulla costa della Cina il tifone. A sud di Capo Horn ci imbranchiamo in mezzo al ghiaccio. E poi siamo sbattuti da un pampero infuocato che soffia dalla plata. Peggio di così. Non dovrei lamentarmi, dice lui. Chiacchiere, sempre chiacchiere inutili. Su, lascia. Si fa dello spirito da queste parti. Una leggera brezza, eh? Mia madre mi diceva che quando a bordo c'è una... Lo sai da borbottare. Avremo dei guai, vedrai se sbaglio. Perché? Donne, le donne a bordo portano disgrazie, è stato sempre così. I am hard for trick, trick, trick. She jumps so hard, she beats so quick. When she gets a crump, it's a big drumstick. Boom, boom, kaboom, hey! Every fella wants to tell her, will you be my wife? She keeps beating and repeating, never on your life. I would build a little love net for two. A rip, crack, fiddle, boom, 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 fiddle, boom, 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 fiddle, boom, boom, boom. Oh, my Gilda, my goodness, I love you. Home, home, the home, hey. Home, home, the home, hey. Hey. Avuta 108 probabilità sulla pubblicità. Lo dici domani, l'apposta sarà di 50 centesimi. Dice che riuscirà a farti sposare da Daniele prima che arriviamo ad Arundel. Sì, io scommetto di sì. Io dico di no. Aiutiamo un po' la barca. Ora canto una canzone d'amore. Che ne dici, Blinky? Beh, voi non sapete quello che so io. Non riuscirà a prenderti Daniele perché il padre non vuole e non glielo lascia prendere perché non sa chi sia. Siete rimasti a bocca aperta, eh? È proprio così. Era col capitano Dorman quando salvammo Daniele da una nave naufragata al largo della costa della Spagna. Figuratevi che non era più alto di così. Lo portammo ad Arundel, lo mandammo a scuola, lo educammo. Oramai è un uomo in gamba. Ma ho già detto troppo dei chiacchieroni come voi. Ragazzi, ecco qua, arriva Cupido. Annalise, lying by the sunlit sea, we can dream of I and you.
it's nothing but loving you. Nothing but love for two. For who would be there to share but you and me? Bella giornata. Già. Non è vero, Daniele? Già, già, sicuro. Che belle nuvole. Ma tutto sarebbe più bello se avessi qualcuno vicino. Eh? Qualcuno che ti abbracciasse? Forse. Mi dispiace, ma... Perché? Signorina, una nave è una nave. Davvero? Tienti lontana da me. E invece ti piaccio o no, voglio starti vicino. Ricordati del nostro patto. Di Shanghai. Di Shanghai. Non mi chiamavi signorina Shanghai? E poi a Hong Kong avevi detto... C'è il regolamento a bordo di una nave. Ti ricordi che cosa mi avevi detto a Hong Kong, Daniele? Non voglio più parlare finché non saremo tornati. No, al solito. Vuol dire che un po' di pazienza non ha mai fatto male a nessuno, vero? Ti sto dicendo. Non fare la sciocca, Corinna. Già, già. Hai paura di comprometterti, vero? È un uomo prudente, lui. Un uomo paziente, tanto paziente. Può aspettare. Ma è che io non... È prudente. Voglio chiamarti Prudenza. Capitan Prudenza. Perché non vuoi capire? Capitan Prudenza. Il nobile Capitan Prudenza. Ma vuoi proprio che... Che cosa? Dico... Dobbiamo evitare che ci vedano e pensino... Pensino cosa? Che siamo innamorati. Che ci vogliamo bene. E se fosse vero, che male ci sarebbe dopo tutto? Io non cambio di parere tanto facilmente. Hai troppa fretta. Io ho fretta? Io ho fretta! Ah, mi piace! Io ho fretta perché sono capace di prendere una determinazione. Senti, lascia che ti dica... Lascia che io ti dica... No, no, fermati! No, no, che non mi fermo. Questo non si fa. Non si fa, ebbene io lo faccio. Daniele! Non mi chiamare Daniele, mi tormenti da 108 giorni col tu non mi ami e io ti amo. Tu non mi ami, io sì che ti amo. Ma sono seccato di questo tuo gioco, a te piace scherzare col fuoco. Questo è il guaio, ma sarà proprio questo fuoco che ti brucerà. Avrei voluto parlare franca a tuo padre, ma tu non hai voluto, oh no. E allora abbiamo fatto un patto che io sto rispettando e tu vieni a tentarmi. Oh no, basta con queste stravaganze. Ora ti farò vedere io. Non prima di aver gridato a tutti che voglio sposare. Primo che ha qualcosa da ridire, lo massacro. Massacro anche lui. Capitano Norman, qui tutti. Che cosa sta succedendo qui? È Daniele, babbo, che sta impazzendo. Oh, buona. Sto impazzendo sul serio perché voglio sposare questa cazzo selvaggia. Che cosa credi di raccontarmi? Un segreto? Nessuno vuole impedirtelo. Ma non c'è uomo a bordo di questa nave che non ti farà le sue condoglianze. Da che parte? Due quarte a sinistra, con la prua diretta a noi. Che nave credi che sia? Un brigantino. Naviga a piene vele e prende tutto il vento. Potrebbe essere una nave corsara spagnola o un vascello francese. Sarebbero felici di mandarci in pasto ai pesci. Fate bandiera inglese, babbo. Si vedono le bocche dei cannoni. Vorranno festeggiare il matrimonio. Aspettatevi tra poco una scarica di confetti. Non ha nessun diritto di attaccarci. Non siamo in guerra con l'Inghilterra. Sono pirati. Ma li tratteremo come vanno trattati i pirati. Tutti ai posti! Aprite i boccaporti, portate su polvere e munizioni. Capitano, posso darvi un consiglio? Io mi metterei in panne e sentirei cosa voglio. Cosa faresti? Ti arrenderebbe, non l'hai sentito. Zitta! Questa non è una nave da guerra. Voi avete messo il vostro denaro nel carico. E io vorrei che gli uomini potessero tornare alle loro case. Rifletti bene, Daniele. Pensa a quello che accadrebbe se noi fossimo sopraffatti. È nostro dovere difenderci. Il Signore ci ha protetto nell'avversità e ci assisterà anche nel pericolo. Il Signore Dio ci ricondurrà in porto. Puntate i cannoni! Vi darei la risposta, vini sciacalli del mare! Ma perché non scendi? Stop!
uccide mio padre. Che male aveva fatto? Americano Olive Breach. Da Canton andiamo ad Arundel. Abbiamo le carte in regola. Che diritto avete di fare quest'atto di pirateria? 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 Siete pazzo? Io comando il brigantino Bip di Sua Maestà, di 18 cannoni, e vi assicuro che siete stati fortunati. Dovreste trovarvi già tutti in bocca ai pesci cani. Perché non avete obbedito? Potevo rimetterci qualche uomo. Pazzi americani. Dichiararci guerra. Dichiararci guerra senza avere i mezzi di poterla fare. Guerra? Avete detto guerra? Non cercate di fare il furbo voi. Ma no, no. Sono 108 giorni che siamo in mare. Ah, capisco. Beh, il vostro caro paese ha dichiarato guerra all'Inghilterra dal mese scorso. Guerra! Coloro che navigano sui mari e dedicano la loro vita agli oceani vedono le opere del Signore e le meraviglie degli abissi, perché al suo comando si alza tempestoso il vento e solleva le onde del mare. Essi sono sollevati verso il cielo e inabissati nel profondo, e le loro anime tremano turbate dal timore, barcollano qua e là e vagano incerte ed ebbre, prive di forza e di coraggio. Allora implorano l'aiuto del cielo, e il Signore li conduce lontani dal dolore, e gli placa le tempeste, e le onde del mare si acquietano tranquille, ed ecco anch'essi godono la pace. Così il Signore li guida verso la pace eterna. Amen. Ma la guerra è guerra. Bisogna aver coraggio. Tenente, rimandate gli uomini. Riducete la velatura e questa nave segue il brigantino. Fate rotta est-nord-est. Timoniere, rotta est-nord-est. Vergognati, vigliacco. Verme schifoso, vergognati. Non ti perdonerò mai. Signor Marvin, sotto coperta con gli altri prigionieri. Sì, signore. Questi maiali, questi maiali, maiali! Sudicia gente! Fate discendere quell'uomo. Io non torno là sotto. Il mio paese è in guerra con l'Inghilterra, ma io sono cittadino franco-canadese. Non potete tenermi qui. Io sono il nobiluomo Luciano Argandù. Vai giù dove hai il tuo posto. Oh. Ma che vedo? Una colomba? Scendi! Ragazzi, ho bisogno di parlare al vostro comandante. Una buona idea. Giù, signor Sledge, prima che vi faccia scendere a calci. Mi ricorderò di te. Benissimo, intanto scendi giù. Non ci credevano.
L'avevo detto, a tutti. Cosa? Le donne avvelenano, portano disgrazie. Non se ne è accorto. Prego. Ah! Bravo, mi hai portato compagnia. Il governo inglese ha pensato che foste troppo solo. Oh, caro. Addio, caro Jeff. Vi prego, non dovete chiamarmi Jeff. Allora ti chiamerò Gioia Mia. Direi Gioia Mia a un maiale piuttosto che a lui. Ah, e mi chiamo Vittorina. Vittorina Argando. E voi? Corinna Dorman. Oh, allora è vostro padre che è morto. Sì. Mi dispiace. Conoscete mio marito Luciano Argando? No. Ah, bene. Non fate parlare. Parlare tutto il giorno di conigli e di colombe. Conigli e colombe? Sì, donne. Giorno e notte, notte e giorno racconta dell'amore che tutte le donne hanno per lui. Fanno tutte, tutte pazze per lui. Fa perdere la testa a tutte, secondo lui. Ma che uomo. È così stupido che mi domando come ho fatto a sposarlo. Avevo tutto il mondo da scegliere io. E sono carina, no? Tutto il mondo avevo. E ho scelto lui. Il bello, il grande Luciano Argandò. Quando in un posto del mondo giungeva la notizia che il grande, l'illustre Argandò si avvicinava con la sua formidabile, le donne del porto fremevano di desiderio. Sembravano timidi conigli. Avanti a me tremavano. E avanti alla mia nave, la formidabile, gridavano di ammirazione. Era elegante, veloce come la foce d'aria, più veloce. Per me era un bianco cigno. Per gli inglesi, un grifone, un mostro marino. C'è un piccolo errore. Per te era il grifone, per gli inglesi era il cigno. Non vedete! Non vedete! Quello è il signor Sled, il grande Sled. È lui la causa della mia prigionia su questa nave. Viene a bordo della mia formidabile e comincia a parlarmi di oro. Molto oro! A bordo dell'Africa, dice. Oh, vogliamo far società? Sapete che cos'era? A bordo nero. Schiavi. Schiavi della Baia di Benin, schiavi dell'altopiano del Camerun, turbe di schiavi. Gli inglesi ci prendono ed eccomi qua, Luciano Argandò. L'illustre, ma se ti preme di non essere il fu Luciano Argandò, tieni la lingua a posto. Fermati, qua non si litiga, qui dobbiamo aiutarci. Sai, al mio paese ciascuno pensa ai fatti suoi. Davvero? Non rispondi? Hai i ferri per fargli fare la cassa? No, tesoro. È ora di smetterla, eh? Beh, come farai per farmi smettere? Così! È così! Vedo che non mi avete capito. Non volevo far pugni, non che non ne fossi capace. Sono strani questi americani, più ne cazzano più ho voglia di cantare. Ho un fratello che ora si è fatto americano e anche lui è mezzo pazzo. Bene? Dunque? Non inghiottisco un boccone neppure se muoio di fame. Il vostro odio per noi inglesi è piuttosto acceso, vero? Odio. Sarei felice se potessi uccidervi tutti. Assassinare voi come avete assassinato mio padre. Non credevo che in questo sentimento entrasse una questione personale. Vogliate capirmi? Io non sono più un marinaio che ha il dovere di combattere per il suo paese. E vi domando perdono. Ma se non lo vedete, scorderò che voi siete una donna. Mi sembra che non abbia torto, però. Voglio uscire di qui. Devo uscire. Ah, in qualunque momento tu lo voglia, non hai che a dirmelo, bellezza. E guarda. Oh. Potrai sempre contare su Vittorina.
Ma dove l'hai presa? Ah, ho fatto un sorrisetto al servitore, ho gettato un bacio al caro signor dottore, eccetera, eccetera. Fregata americana con 44 cannoni, dirige verso di noi. Verbacco, avete ragione. È una fregata americana. Ai posti di combattimento, pronti ad impegnare il nemico! Sì, signore. Artigliere e torti fessi! Sì, signore. Fuori le reti per l'avvotaggio! Caricate i cannoni con la mitraglia! Accendete le micce! Sì, sono americani! Solo un cannone da 24 può cantare così! Oh, ma succederà il cataclisma! I grifoni sputano pillole! Poca casaccia, si stanno avvicinando. Ogni artigliere spara per conto suo. Si preparano a respingere l'abordaggio. Oh. Una colomba scesa dal cielo. Guarda. Bene. Coltelli. Due, tre, quattro, cinque. E anche una pistola.
c'è posto per l'odio e l'amore nello stesso cuore, figlia mia. Come va, piccolo? Dove sono? Dove sei? Ora ti dirò dove sei. Sei con i tuoi amici inglesi, prigionieri sulla nave americana. Sei sulla Olive Branch, dove mangerai, ma terrai la bocca chiusa. Come farà a mangiare e tenere la bocca chiusa? Bella nave era la vita. Peccato. La guerra è guerra. Signorina Dorman, guardatevi dalle navi nemiche lungo la costa americana. Me ne guarderò. Posso chiedere chi devo ringraziare del consiglio? Stefano Peccato, capitano nella marina da guerra degli Stati Uniti. Gli uomini che vi ho dato compenseranno quelli che sono morti, nobilmente. Offro per loro le mie più fervide preghiere e la mia riconoscenza. Auguro a voi, alla Olive Branch, buon viaggio. Adesso raddoppieranno le disgrazie. Perché? Perché sono raddoppiate le donne. Piano, piano, piano. Ai! Posso uscire adesso? Non ti farò vedere, stupidello. Ma io ho fame, signorina. Ah, signorina? Grazie, grazie, piccolo. Dov'è il mio amico, il signor Mervyn? Il tuo amico è con la signorina Corinna e con due miserabili. E uno di questi miserabili è mio marito. Mi permetto di darvi un consiglio, signorina Dorman. Le navi britanniche verso la costa americana sono fitte come le spine di una ringa. Oh, anche di più, anche di più. Ebbene, io dirigerei la nave in porto francese. Là trovereste un facile mercato per la vostra merce a prezzo più alto che in America. È una buona idea, signor Slade. Grazie. Non ti gettare in questa impresa, Corinna. Noi dobbiamo andare in America, non in Francia. Il nostro equipaggio è lontano di casa da quasi un anno. Non è giusto e io non lo tollero. Con quale diritto? Dopo la morte del povero capitano, sono io il comandante. Io sono la proprietaria e il comandante dell'Olive Branch. E per tua regola mi sono nominata capitano. Il signor Slade è il primo ufficiale. E il signor Argandeau il secondo. Ma sulla formidabile ero capitano. Ora sei il secondo. Già, sono il secondo. E va bene. Voglio tutti gli uomini sopra coperta, signor Slade. Bene, capitano. Io sono il comandante della nave. Per qualcuno di voi sarà difficile mettersi in testa questa novità. Ma quanto prima vi ci adatterete, tanto meglio sarà per voi. Conosco la mia Olive Branch più dell'anima mia. E saprò sfruttare ogni possibilità. Il mio scopo è di ricondurvi a terra sani e salvi. E l'otterrò. Mi propongo di combattere gli inglesi per quello che hanno fatto a mio padre. Cercherò di fare tutto ciò che posso per voi. Ora per il vostro bene vi sono dei regolamenti che dovete osservare. Che lo vogliate o no. Non sopporterò che accadano risse fra voi, né voglio sentirvi bestemmiare. Tenetevi puliti, lavate i vostri vestiti ogni giorno e cambiatevi quando siete bagnati. Non vi sarà più lo scorbuto a bordo dell'Olive Branch. Silenzio! Imponete il silenzio a voi stesso, signor Slade, questo è affar mio. Shalaf ed emetico per il mal di pancia, ingoia. Ma io non ho mal di pancia, madame. Capitano, non madame, capitano. E non dire che non hai mal di pancia se ridi a quel modo. Bevi o ti faccio guarire con una settimana di ferri. Ingoia. Signor Slade, prendete il vento da tribordo. Rotta nord. E quando incontreremo gli Alizei faremo rotta est, quarta nord. Bene, capitano. Non si va a casa. In Francia. Marinaio alla mezzana di sottovento. Molla alla scotta di mezzana. E pronti a scontrare la maestra. E che fate? I buoni marinai sono abituati ad obbedire agli ordini. O mi sbaglio?
Volete portarci in Francia? È quasi un anno che non vediamo le nostre famiglie. Questo non è giusto, signore. Signor Slade. Lasciate fare a me, capitano. Cercheremo di essere giusti con tutti. State tranquilli e non avrete da lamentarvi. Noi rispetteremo tutte le leggi del mare. Tratteremo i marinai come vanno trattati. Specialmente se si ammutinassero. È un gesto che non mi piace. Davvero, signor Mervyn, che cosa vi piace? A questo! Congratulazioni, Mervyn, avete dei pugni degni di rispetto. Se non fosse per l'urgenza dei miei doveri, mi piacerebbe liquidare questa farruccia su due piedi. Buttatelo giù! Toglietevi dai piedi, alla manovra! Sei un cretino, ecco cosa sei, un cretino! Chi è un cretino? Tu, perché ti metti dalla parte di Slade. Non ti basta di esserci cascato una volta? Non è lui che ha tradito il capitano Miguel e Don Fernando sconsigliandoli agli inglesi? E dove finita la tua nave formidabile? Bah, Luciano Argandò, sei un idiota! Anche idiota, eh? Eppure, Luciano Argandò non è così idiota da non vedere quello che fanno i tuoi occhi. Mentre Mervyn dava un pugno a Slade, tu che cos'è Mervyn? È forse tuo marito? Sono io tuo marito. Lo dici anche ai tuoi conigli e alle tue colombe che sei mio marito. Conigli, colombe? Già, tu. E che cos'è questo qui? È di un coniglio, scommetto. E scommetti? Un prepotente per quello che ho fatto. Siete l'uomo più strano che io abbia conosciuto, sempre pieno di sorprese. Ma con me siete stato gentile. Non potevo non esserlo. No, mi fraintendete. Io vi ammiro moltissimo per il vostro temperamento. Un uomo non sarebbe miglior comandante di voi, né potrebbe condurre la nave con tanta competenza. Abbiate fiducia in me. Io ero mercante di schiavi, ma ora voglio diventare un altro uomo. Noi potremo far molto insieme, Corinna. Forse io vi comprendo anche meglio di quello che voi comprendete voi stessa, perché possediamo le stesse qualità, siamo capaci di amare e di odiare con ugual passione. Voi odiate gli inglesi. Per una buona ragione, anch'io. Voi sperate di avere una patente dal console americano a Morlaix, è vero? Lo terrete. Avrete il diritto di attaccare gli inglesi. E il profitto che ricaverete dalle prede vi permetterà di armare potentemente la nave. E allora insieme potremo... Scusatemi, signor Slade. È molto tardi. Buonanotte. Buonanotte, mia cara. Chi sei? Capitano, sono venuta a costituirmi. Oh, ma non eri il tamburino del brigantino inglese Beat? E che cosa fai qui? Perché non ti sei presentato? Il signor Mervyn mi teneva nascosto. E come hai vissuto finora? Nel ripostiglio col signor Mervyn. Mi dava metà della sua razione. Ma io non voglio questo. Ed eccomi qua. Se volete, fatemi fucilare. Fucilare? Perché? Sì. Dicono che volete uccidere tutti gli inglesi. Non sono soltanto un clandestino, sono anche un nemico. Oh, che idea. È stato Mervyn a suggerirti queste parole? Non capisco. Dico, è stato lui a mandarti qui da me. È molto triste. Tutto al contrario, capitano. È sempre allegro e contento. La signora Vittorina viene... Ma perché? A tenergli compagnia. Oh, davvero? Ah, spero che vi piacerà. L'ho fatto proprio con le mie mani, assaggiatelo. Sì. Buono! Grazie, molte grazie. Non ho mai incontrato un uomo che fate apprezzarmi come voi. Mi fa tanto piacere. Non credo di essere il solo ad apprezzarvi, c'è Argandò. Mio marito? Oh,
Magari rassomigliasse solo un pochino a voi. Ma i francesi sono dei buon gustai, dicono. Ma lui non è francese, è cittadino franco-canadese. Del suo paese non si interessa affatto. E poi è così stupido. Oh, scusate, non volevo disturbare. Faccio solo una verifica del carico. Beh, adesso è un po' tardi, me ne vado. Permettete? 20, 21, 22. Per la verifica di solito occorre un lume. Si fa più presto. Parlavi con me? Facevo un'osservazione. Tienile per te le tue osservazioni. Grazie. Mi ami ancora? Non credete di oltrepassare i limiti, signor Mervyn? No, no. Perché sei scesa? Ti dava i nervi la concorrenza? Come osate parlarmi su questo tono? Perché no? Tu mi hai gettato in un angolo senza nessun riguardo, dimenticando che noi due siamo cresciuti insieme, che avevo pensato a sposarti fin da quando eri ancora una bimba. Ma adesso tutto è passato. Non conto più niente. Se avessi fatto il negriero, allora avresti ascoltato i miei consigli. Così la pensi? Come così? Il grande Daniele Mervyn, l'impassibile fiero Daniele Mervyn, è geloso. Ma come ti sbagli? Geloso, sì, sì, geloso. Soffri, soffri un po' e impara che qualche volta puoi aver torto anche tu. Buonanotte, signor Mervyn. Guai. Giacci. Parili di vino a terra. A terra, l'ultima volta ci siamo restati 60 giorni e ti hanno riportato su di una barella. Lasciate fare a me. Un po' di denaro, quattro complimenti e vi riporterò la patente. Sapete, io ho molta fiducia nel mio sistema. Arrivederci. 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 Quella vostra colombella, la signorina, come si chiama? Capitan Dorman, è differente da tutte le altre colombe che ho avvicinato in vita mia. Lei è veramente... Quella non è una colomba, è una vipera. Non è vero, se parlate della mia vittorina, quella sì. Credevo di amarla. Che vittorina? Corinna. Ah, beh, io credevo di essere pazzo di lei. Ma no, non è vero, no, no, ora capisco che non è vero. Capitan, prudente, paziente. Mi giudica così. Aspetti che me ne torni a terra e la vedrà la mia prudenza. E bravo, signor Mervyn. Scendiamo a terra, prendiamoci una bella sbornia. Capitano? Avanti. Mervyn chiede il permesso di scendere a terra. Per ubriacarsi, suppongo. Già. Per una sbornia. Una sbornia con gli occhi. Ecco, dice che lo fa per... Ma che mi fai dire? Che figura ci faccio? Bene, non mi meraviglia affatto. Non chiedo la vostra opinione. Mi date questo permesso o no? Siete libero di fare ciò che volete. Per 12 ore. È il tempo sufficiente non per... Non tirare in ballo la storia di Sled, sai. Non tirare in ballo che cosa? È un affare che riguarda noi due. Siete diventato coraggioso ora che il signor Sled non è qua. Perché? Dov'è? Sta facendo per me quello che voi non avreste avuto il coraggio di fare. Effettuare la vendita del mio carico e trovarvi una nave da usare come nave corsara. Nave corsara? E a quale scopo? Per combattere gli inglesi, naturalmente. Ma tu non puoi farlo, Corinna. No? Appena riceverò la patente dal console americano a Morlaix, vedrai tu se lo farò. E ora vai a ubriacarti quanto vuoi. Te l'ho già detto, Corinna, e ora te lo ripeto. Tu sei donna, e le donne non fanno la guerra né comandano navi. Non sono nate per queste cose. Non sono abbastanza forti. E spesso agiscono per ragioni troppo personali. Mi dispiace per te. Voi un gentiluomo, Sled? No, non è possibile. Amico mio, gentiluomo si diventa se si riesce a togliersi di dosso il puzzo degli schiavi. Ragazza, birra. E quando si ha la stima di una bella donna. E vedrete, amici, quando avrò trovato il mio amico Harry Potter. Potter? Avrò denaro, denaro a palate d'una nave.
Imbarcherete tutti con me, tutti. Beh, ora chi mi porta oltremanica a Plymouth? Io. Buongiorno, avevo degli ospiti a pranzo, dovete scusarmi. Continue seccature. Il vostro nome? Sled. Lorma Sled. Sled? Ci siamo mai conosciuti? No, ma ci conosceremo. Stavo ammirando quel bel quadro, signor Potter. È di autore, vedo. Sì. È molto bello. C'è qualche cosa di selvaggio negli occhi. Mi ricordo lo sguardo di certe schiave che si repivano sulla Costa d'Oro. Schiave? Parlo forse una lingua sconosciuta, signor Potter? Un bicchierino? Grazie. Permettete, temo che la vostra salute non sia perfetta. Forse mangiate troppo. Un uomo della vostra età dovrebbe evitare gli eccitanti. Che cosa bevete? Brandy, un po' di brandy. Dovreste provvedere un po' più di spazio ai vostri schiavi. Ce n'erano più di 200 pigiati sotto i boccaporti del Narcisus quando passai a Ferdinando Po. Non bisogna ammassarli così. Voi non sapete quel che dite. Non voglio ascoltare questi discorsi. Non so di che state parlando. Credo anch'io di no. Non immaginate di che cosa sto parlando. Oh, babbo, che pessimo ospite sei. Gli invitati ti reclamano. Ah, vengo subito. Un minuto, cara. Permettete, sono Sled. Scusate se ho trattenuto vostro padre, ma dovevo dargli una triste notizia circa un suo vecchio amico, Malcolm Beldridge, capitano del Narcisus che ultimamente... Ah, va pure, torna di là. Sì, vado, ma cerca di non tardare. Sir John ha qualche cosa di urgente da dirti. Buonanotte, signor Sled. Buonanotte, signorina. Che cosa sapete voi di Malcolm Beldridge? So che uno schiavo affamato gli ha spaccato la testa. Prima di morire ha avuto dei rimorsi di coscienza, ha scritto la confessione delle sue colpe e il nome del vero proprietario del Narcissus. Questa lettera è ora nelle mie mani. Avrei l'intenzione di consegnare questo prezioso documento a Sir Dogwood, ammiraglio nella marina di sua maestà. È un uomo scrupolosissimo, che non vede di buon occhio quegli inglesi che trafficano col mercato degli schiavi. Li manda in esilio, qualche volta con tutta la famiglia. Una cosa poco piacevole, immagino. Non è vero. È una menzogna. Vi consiglio di sedervi, signor Potter. Parlate, che cosa volete da me? Parlate. È molto semplice. Per prima cosa dovete darmi 15.000 sterline. In secondo luogo voglio che disponiate per la cattura di una certa nave, la Olive Branch. Questa nave dovrà essere consegnata a me. La vostra ricompensa sarà il suo carico. È un carico di gran valore, vi avverto. Volete che vi verso un altro brand? Avete capito bene? Sì, sì, ho capito. E anche troppo bene. Ma versatemi pure un altro brand. Vedi, ne è innamorata cotta.
Ma glielo fa capire, si può essere più idioti di così? Luciano Agandò ha una grande idea. Sentiamo questa grande idea. Senti, Vittorino, sono molto preoccupato per la sorte di quel povero Mervi. Ho chiesto di lui agli uomini dell'equipaggio e mi hanno detto che l'hanno visto in città a fare mille stravaganze. Dispensa occhiate assassine, baci e complimenti a tutte le belle ragazze che incontra. Fa pugni coi gendarmi e fracanna più con lui che 10 marinai messi insieme. È un vero scioperato, fa vergogna. Basta, caro, non occorre che tu mi dica altro sul conto di Mervi. Lo conosco troppo bene, ero sempre insieme a lui a bordo. E niente può più meravigliarmi, credimi. Che cosa hai detto? Ripeto un po', che cosa hai detto? Signor Argandò. Capitano? Tutti gli uomini sono tornati purché non tramo Mervi. Lo so, capitano. Voglio che la disciplina sia rispettata qui. Andate a terra e portatemelo immediatamente. Sì, capitano. Se non è morto ubriaco... Forse avremo un nuovo secondo ufficiale. Sarai proprio contenta. Giovanotto, senti il mio consiglio. Non prendere moglie e stai lontano dalle sottane. Quelle sporche mani da dosso. Sei un ubriacone. Non voglio più saperne di te. Sei un buon a nulla. Sì, lo so. Farò anch'io una canaglia. Ma non ho mai fatto quello che hai fatto tu stasera. Hai insultato le donne. Hai fatto pugni con gli uomini e senza nessun motivo. Ma quello che è peggio e assai più grave è che insulti le donne. Le donne, eh? Insulto le donne. All'inferno te, chi ti assomiglia? Insulto le donne. Le donne? Le donne! Al diavolo anche loro! Ecco il bel gentiluomo di Arundel, il modello delle migliori virtù. Sicuro, paziente e prudente. Sei tu. Vattene via di qui. Esci dalla mia cabina. Che sciocco, non sa fare con la colombella. Non faccio per te, eh? Avrei dovuto essere un negriero per interessarti. Vattene via. Che razza di imbecille. Non dico a te, a me. Sono paziente, prudente, capitan prudente. Pauroso, vigliacco, eh? Non ti piaccio, eh? A un tempo sì. Quando a scuola ti correvo dietro, ricordi, con una rana in mano, così. Poi guardavamo le nuvole e fischiettavamo. Viole, conservale sul tuo cuore, dicesti. Che razza di imbecille sono stato. Il giovanetto sognatore che serva le viole in un libro. Ma lo sdolcinato ragazzo d'un tempo si è stancato. Viole. Ora è finita davvero. Sarei felice se non potessi rivederti più. Signorina Dorman, ti saluto. È inciampato, poverino, ed è caduto. Oh. Questa colomba ci metterà in qualche pasticcio. No, signorina, non posso darvi la patente. È proprio impossibile. Ma perché no? Non ho il diritto di combattere per il mio paese. Il diritto, sì. Ma lo spirito di vendetta non è la migliore garanzia di successo. Vedete, voi siete donna ed è su questo che contate. Voi vorreste tentare la sorte senza essere disposta a pagare se perderete. E contate sulla possibilità di fare qualche preda senza darvi la pena di combattere, se poi foste catturata. Scommetto che vorreste essere trattata come donna, invece di essere gettata in una galera come i vostri ufficiali d'equipaggio. E perché non dovrei sfruttare la mia qualità di donna se ne avessi l'occasione? Specialmente contro coloro che uccisero mio padre.
Mi spiace, signorina. Devo respingere la vostra richiesta. Allora mi darò la pirateria. E pirata o no, andrò a combattere. Sicché per la tua gola non è mai passato altro che rum, vero? Ma quello è un brigantino inglese. Vorrei sapere che intenzioni ha un brigantino. Hai detto inglese? Fino all'osteria ricordo tutto, ma da quel momento... Oh, che male. Non so cosa farti, non sono dottore, sono accanto. Se si trattasse da Moga, allora sì, con la mia grande esperienza in materia risolverei. Ma quando uno canta canzone di viole passite, non è amore, ma pazzia. Che farà in Porto Francese? Te lo dico io cosa fa, cerca di noi. Già, e mi pare che abbia brutte intenzioni. Signor Mervyn, signor Argandò, una nave nemica dirige su noi per abbordarci. Che nave? Un brigantino. Presto, andiamo su. È l'Olive Bridge. È la mia nave, sì, la riconosco. Cocchiere, correte. Correte al porto. Facile come cogliere dell'uva. Dov'è la donna che dovrebbe essere il capitano della nave? Ho capito. A bordo della vostra nave c'è Sled. Fa silenzio, Yankee. Se questo Sled è uno dei vostri sporchi americani, lo incontrerete dove finirete tutti. Nelle galere. Portateli via. Subito, signore. Su, questo. Avanti, avanti. La mia nave. Catturata. Oh, Vittorina, che devo fare? Dimmi. Squisita, a dire il vero. 8 giorni da ringhe bucherebbero lo stomaco a un cinghiale. Quando le avrai mangiate per 9 anni, allora sì, lagnati. Anche tu sei americano, e perché ti hanno condannato a 9 anni? Perché ho combattuto per la libertà della Francia, come Lafayette per l'America. Per favore, Marchese, un pizzico di sale? Oh, prendete pure, barone. Questo è vino vecchio del 92, lo conosco. Eccellente! Cielo! Non c'è il dolce? Come? Non c'è il dolce? Ah, io non ho rubato a Ring, non capisco come siano qui. Io sono Luciano Argandò. È la prima volta che vedo certa roba. Vittorina, tu sei stata tanto buona con me e mi dispiace. No, non giudicarmi troppo presto. Domani forse tornerò cattiva. A me piace essere variabile. Arrivederci, piccola. A più tardi, eh? Dove vai? Pagami il conto. Ah, sì, vuoi che ti paghi il conto? Un pugno sul naso ti do se non mi lasci. Imbroglione sfacciata. Morditi la lingua. Sei molto gentile. Stregaccia! Prima che tu parta te la farò scontare. E vedrai, la pagherai cara, sai. Sicuro. È tornata. Vieni qui, dove vai? Oh, mi prego, lasciatemi. Ah, eri d'accordo, eh? Lo sapevo che c'era l'imbroglio. Prima la grassa e adesso la
magra, ma non sono così stupida da lasciarti scappare. Ma è tornata! È tornata! Ferma, un momento per piacere. Oh, signor Slade. Sono così poco importante che non mi avete riconosciuto. Scusate, signor Slade, ma correvo fuori perché la mia nave è rientrata. Lo so perché l'ho riportata io stesso. Ma non è possibile. Eravate andato a cercarmi una nave corsara. Spiegatevi, per favore. Corina, voi avete bisogno di aiuto. Avete bisogno di assistenza. E credo di aver trovato qualcuno che fa al vostro caso. Capisco che non possiate persuadervene. E apprezzo che cerchiate di difenderlo. Ma è proprio così, purtroppo. Mervyn ha consegnato la nave agli inglesi senza sparare un colpo. Né per voi, né per la nave. Non posso crederci. Non lo credo. Mi avete mandato a cercare una nave corsara. Ho dovuto recarmi in Inghilterra. Ho visto la vostra nave in porto con Mervyn e tutto l'equipaggio partirsene per l'America. Allora pensai di prendere l'Olive Branch, come era stata tolta a voi. E ci sono riuscito. È andato in America. In America. Non dimenticate il nostro patto, combattiamo gli inglesi insieme. Ma prima prendiamoci un po' di svago, Corinna. Andremo insieme a Parigi. Avrete dei vestiti nuovi, ci divertiremo un mondo. E un giorno mi amerete perché vi ho aperto gli occhi. Domani avremo l'alto onore della visita del comandante Stenage e dei suoi amici. Silenzio! Come suo costume, il nostro nobile e caro comandante farà combattere per voi il famoso pugilatore Little White. Oh, il quale? Farà il diavolo a quattro e pesterà uno di noi fino a ridurlo una polpetta di carne cruda. Carne cruda? Perché carne cruda? Quei disgraziati sono un esempio. L'avversario di Little White verrà scelto dalla commissione. Ma perché accettano? Chi li costringe? Nessuno. Il comandante Stenage è un uomo pieno di considerazione. Lo conoscerai. Per prima cosa offre 20 guinee al vincitore. E 20 guinee sono un miraggio troppo bello per gente che da anni non mangia che aringhe affumicate. È un grande avvenimento, almeno per Stenage. Uno spettacolo nuovo, sensazionale. Stenage e le sue amiche ci guardano con un risolino di scherno, come se fossimo animali da fiera. Arrivano in un bel panfilo. Panfilo? Che getta l'ancora laggiù a 75 piedi di distanza. Tu credi che i nostri resisterebbero a nuotare sott'acqua fin là mentre io mi batto con Little White? Una fuga? No, è impossibile. Niente è impossibile quando si è disperati. Ricordo che mangiavamo carne ogni giorno, spessa così. E nell'estate la serbavamo in ghiacciaia e polpette. Le salsicce. Avete mai mangiato il prosciutto con le cipolle bollite? Cipolle grosse così. E quel buon sugo di verdura sul pane. Ah, che sogni, che bei sogni. Nessuno scappa, purché quelli che vogliono morire fucilati. Io non voglio morire. Io devo vivere. Non mi terranno qui per sempre. Rivedrò la mia casa. Mia madre, il viale che porta al mulino, i miei prati verdi, i miei prati verdi, Mervyn. E li rivedrai, sì. Li rivedrai. Non so se riuscirò a battere Little White, ma non importa. Ecciterò il pubblico perché faccia molto chiasso. Questo importa. Voi intanto qui fate saltare queste sbarre. Quando avrete finito, nuotate sott'acqua fino al panfilo. Tu, Argando, e io saremo sulla tolda. Nel momento in cui scopriranno la fuga, avverrà una gran confusione. E allora scapperemo anche noi. Tu non ti muovere. Io? E perché? Senti, figliuolo. Ti abbiamo salvato la pelle e ormai sei a casa tua. Ora ti trovi tra la tua gente e il tuo posto è qui. Ma io credo che tutti gli insetti di quest'arca siano femmine. Perché non si appiccicano a nessun altro che a me?
scede i termini di questa esibizione. Il nobilissimo capitano Stenage ha gentilmente concesso che il suo attendente, il colosso Little White, faccia mostra della sua arte sconosciuta agli uomini effeminati, codardi e paurosi. L'arte, cioè, del pugilato. Tesoro, vedrai, ne andrai pazza, è deliziosamente brutale. Bene. Dunque, dicevo basta, che... Basta, fate incominciare la lotta, vogliamo divertirci. Subito, subito. Con vostro permesso, ecco Little White. Hai visto che pezzo di animale? È un colosso, una meraviglia. E vedrai come pesta diventa un demonio. L'avversario di Little White è un certo Marvin di Arundel. Marvin. Accidenti che mammifero. Non rispetta le regole. Tirerà calci e morsi, ti fracasserà le ossa. Se ci riesce. Sicuro che tutto è pronto? Pronto. Se riusciamo, libertà. Pronti? Avanti. Attaccate. Bacia la mano, bacia, perché io uccidere americano. Non puoi resistergli. Schivalo, schivalo. Ora, ora vedrai, è strepitoso, è strepitoso. Tanto, guarda come scappa, è terrorizzato, non riesce che a pigliarle. Scusami, ma non ti posso portare con me. Addio, tesoro. Scappare, combattere! Combattere! Su, fermati e difenditi! Tieni il terreno e combatti, vigliacco! Oh, basta, interrompete, è sleale! È sleale! Ma nessun articolo vieta che... Ma chiudi quel libro, chiudilo! Segnale ancora. No. Dammi un colpo sul fuoco d'adamo. I prigionieri scappano! Comandante, che facciamo? Ma... Prendeteli! Arrestateli! Arrestateli! E i miei cani, i miei splendidi cani! Quei demoni sono capaci di averli mangiati! Nobile Mascalzone, il governo vi paga per darci da mangiare a sufficienza!
Ma questo non quadra con la tua ingordigia, eh? Levami le mani di dosso, sporcaccione! Puzzi di pesce! Sì, sono le aringhe che ci fai mangiare. Ora sono io che ti mando tra le aringhe! Scommetto uno scellulino che non ritorna più a galla. Muovere o ti giuro che ti infilo. Giù quell'arma. Se ti muovi sei morto. Bella giornata, vero signor Merlin? Ma non ti avevo detto. Ah, brillante. Salva l'ancora, dirigi al largo. Sotto coperta, gettato di devastiva. Cosa intendete fare del mio pampino? Avete intenso parlare di vorrei? Vedrete che posticino. I tell you, she's friends. Home to doom. Abbandonare così. Ma perché vorreste sempre tormentarvi? State tranquilla. Oh, avevo sperato tanto di tornare in America con voi. Non resta sola, la Francia è il suo paese. E crede ancora che io sia un negriero. E perché vi spaventate? Se sapesse che l'Olive French ha tanti cannoni da attaccare una nave da guerra. O mi pagate il conto o vi consegno a questo. Maledetta scimmia spelacchiata! No, ma non facciamo tanto schiaccio. No, nessuna voglia di metterla in prigione. Se non avete denaro potreste lavorare per lei. Lavorare? Non lavorerei per questa strega neppure se mi desse tutto l'oro dell'Africa. Potete conficcarmi aghi nel petto, appendermi per i pollici e l'albero maestro, darmi tutti i tormenti, ma per lei non lavorerò mai. Ben vita Dio, si guadagna il costumir, e sarà buco mio, onde qui credi mi favorito, non pole giù, ma scegli l'uffesione preso, nel falsa terra ma per glori, que de tristes années, oh mon amour, ce sont exactement les vraies idées. Bravo! Che spettacolo! Vieni a lavorare piuttosto invece di provocare il mondo. Ma ti farà bene, donna! Ti farà bene! A me è quello che dici, sai, spazzato! Povero me, sono caduto dalla padella nella porta. No, non dire così. Vittorina, dov'è Corinna? È andata via con Sled. Dove sono andata? Stai bello. Ma chi... Corinna e Sled? E sono partiti per l'America poche ore fa e mi hanno piantata qui. Oh, amore mio, non sapevo di amarti tanto e di avere tanto bisogno di te. Fatela raccontare quello che ho fatto. Sì, tu sei sempre il grande, il nobile Argandò. Ma ora ti prego di pagare con sé il mio debito. Quanto mi deve mia moglie? Mi deve 100 franchi. Ma siete la sua fattrice, non vi pago niente. Io e quello che mi deve stata nel albergo. Io sono costa al porto, ma la nave era già partita. Mi hanno lasciata sola come un cane. Oh, Luciano. Signora. Ehi, dove andate? Ve li farò sputar fuori i quattrini. Ah, ah!
morto, non ragioni, sei forsennato. Sopra una nave di carte senza cannoni, con una quindicina di uomini a piedi. Sì, aspetta di raggiungere la tua parente. Pigliala, sì, è un suicidio. Beh, dov'è il tuo coraggio? Coraggio? Ma se ci mancano le armi per combattere, ci stiamo avvicinando sempre più. E quando le saremo vicini, che cosa faremo? La porteremo. Abordaggio? Vorresti dire che dovremmo passare sulla branch? Ho detto la porteremo. Evviva! Ha detto! Sì, la branch! Argandò, fai salire quell'ufficiale inglese. Mi è venuta un'idea. Un'idea? Vado. Volete la mia opinione? Eccomela qua. Voi siete parto dalle gare. C'è una possibilità, una sola. Quel banco di nebbia. Guardate. Potremmo abbordarla nel momento in cui la nebbia attraversa la sua tonda. Ma siete 15 uomini contro 60. Esatto. Sono pronto a ordinare la manovra ai miei uomini. Bene. Dopodiché saremo liberi di andarcene per i fatti nostri. L'idea è questa, immagino. Sì, e buona fortuna. Ma dimenticate che siamo in guerra, signore. E proponete un accordo tra nemici. Nemici? Nemici per il momento. Le guerre si ripetono. Ma nella vita la donna del cuore non passa che una sola volta. La mia è su quella nave. E la vostra dov'è? Sono ammogliato da 10 anni. Ho 2 bambini. La più grandetta soffre un po' d'asma, ma spero le passerà. Accordo tra gentiluomini, signor Mervyn. Ehi, della folda! Fratello in vista, 2 lunghezze di cavo sotto letto! Distingo appena la bandiera! Che bandiera batte? Americana! Bene! Ai posti di combattimento! Ai posti di combattimento! Attacchiamo! Significa denaro, è la sola bandiera che rispetto. Vile vigliacco. E io che vi credevo. Come mi credevate? Forse un ipocrita come voi? Sbagliate. Io non odio gli inglesi, non odio nessuno, io sono tutti uguali per me. Io voglio il loro denaro e loro il mio, ma voglio arrivare prima. E adesso senti bene. Tu mi piaci, ma mi piacerai anche di più se vivrai a modo mio, ricordalo. Furno! Accompagnate giù la signorina, tenetela lontana dal pericolo. Sì, signore. No, no, non voglio scendere, lasciatemi! Fuoco! Montate il ponte! Tirai lontani! Montate il ponte! Non è piacevole per noi servire sotto bandiera americana. Dovreste capirlo. Se ne conoscete la ragione, dovreste rallegrarvi. Fuori le catene! Zitta! Prepara l'ancora! Pronti per l'arrembaggio! Ehi, voi, perché me ne state lì in palazzo? Avete sentito quello che ha detto? Svegliatevi! Sì. Che diavolo vorrà fare poi? Non ci capisco niente, non risponde al fuoco, non si arrende eppure ci viene incontro. Lascia che si avvicini, si prenderà una portata che dovrà ricordare per un pezzo. Fissa le reti d'abbordaggio! Momento buono e poi accosta per l'abordaggio. L'abordaggio? Noi? E che cosa credevi? Startene con le mani in mano quando si presenta l'occasione di fare un po' di baruffa.
giù, giù. Ecco, state qui voi. Daniele! Oh, Daniele! Non vuole neppure vedere. Venga proprio al contrario. Il dito è partito il colpo. Lui si trovava davanti. Mi dispiace, non è difeso da me. E sai, le armi le caricatiamo. Beh, li porto con me questi due avversari oppure. Ma siete voi, signorina, la causa di tutti questi guai? Ho chiesto se siete voi che. Ah. Daniele, io voglio tornare a casa. Sempre la porteranno.